Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere una ricetta, o meglio un metodo più che una ricetta, per cucinare un piatto di pasta utilizzando solamente una padella. È un trucco che torna utile tutte quelle volte che avete voglia di pasta ma non siete molto attrezzati. Ad esempio, andate a fare una passeggiata nel bosco, non è che potete portarvi appresso tutta la cucina di casa. Ecco, bastano una padella e pochi ingredienti e potete avere la vostra pasta, fare gli italiani della situazione e farvi riconoscere anche nel bel mezzo dei boschi della Danimarca. La prima cosa da fare è accendere un piccolo fuoco, mettendosi possibilmente in un'area dove è consentito, tipo quella in cui mi trovo adesso. State con me che facciamo un po' di legna. Mamma mia, raga, qua è tutto grigio e fa un freddo bestia come al solito. Io ho ancora i postumi di una mezza influenza che ci ho avuto la settimana scorsa, non mi sento per niente al top. Con la pasta. In questi boschi è sempre tutto fradicio, specialmente in autunno e in inverno, quindi capite bene che accendere un fuoco e soprattutto mantenerlo acceso diventa ogni volta un'impresa. La tentazione è sempre quella di prendere un pezzo di esca, accenderlo, metterlo lì e cominciare a buttarci la legna sopra. Sembra il sistema più veloce e magari lo è per il camino di casa, ma in mezzo alla natura, dove la legna è tutta bagnata, semplicemente non funziona. Meglio avere un attimo di pazienza, lavorare un po' di più all'inizio, magari ritardare l'accensione, però poi avere un fuoco che se ne va da solo e che non si spenge ogni 30 secondi. Questa è corteccia di betulla, è molto infiammabile anche da bagnata, quindi mi sarà utile. Qui ce n'è dell'altra. Mamma mia, regà. La rocetine me se sta a portà, mannaggia la miseriaccia. Utilizzo molto spesso questo sistema, una sorta di piramide di legni. Si parte da quelli delle dimensioni di uno stuzzicadenti a salire. Per accenderlo è sufficiente anche un solo fiammifero. Adesso vi faccio vedere in condizioni normali. Qui siamo in una situazione particolarmente umida, quindi vediamo se è sufficiente o se ce ne vorranno un po' di più. Vado con il secondo. Ce l'abbiamo fatta con due, mi sa. Voci di marmocchi qui in giro. Vediamo un po'. Stanno tutti fuori, raga. I bambini li prendono e li lanciano nel fango. È bellissimo, è fantastico. Come da noi, uguale uguale.
In Italia non mi capita quasi mai di incontrare famiglie in natura, mentre qui in Nord Europa è una cosa normalissima, anche l'inverno. È bello vedere questi ragazzini che giocano nel bosco. Mi ricorda di quando ero marmocchio anch'io e stavo sempre fuori. Cominciamo a tagliare un po' di cipolla per fare il soffrittino. Pomodoro. Attenzione raga che questa parte qui è cruciale. Ci metto un po' d'acqua. E aspetto che cominci a ribollire. A questo punto metto la pasta. Lascio cuocere. Lascio che il sugo si ritiri. Aggiungo un po' di peperoncino. Le facciamo arrabbiate queste penne. Vedete che il sugo si sta piano piano ritirando. Forse sarà necessario aggiungere un'altra po' d'acqua. Aggiungo un pizzico di sale, quanto basta. Eccole qua ragazzi, le nostre penne arrabbiate. Adesso facciamo l'assaggio. Porca miseria, pesa una tonnellata sta padella. Incredibilmente sono riuscito ad azzeccare il sale. Buonissime ragazzi, da paura. Essere una pasta fatta al volo e in maniera non troppo ortodossa, diciamo, una maniera che ai puristi non piacerebbe per niente, in realtà è venuta buonissima. Il sugo è buono, molto saporito e la pasta si è cotta veramente al punto giusto. È rimasta un po' al dente. Sono riuscito ad azzeccare anche la quantità d'acqua. Ragazzi, mi sono rimesso in marcia perché qua alle 3:30 già non si vede più una mazza. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate delle mie penne arrabbiate e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!